Sicuramente il primo affrontato è stato quello di San Lorenzo, è stata una morte atroce che ci ha veramente colpito tutti e abbiamo necessità di riportare lo Stato in quei territori nei quali è stato assente per tanto tempo. Ho chiesto oggi al Ministro Salvini di avere un rafforzamento del contingente, delle forze di polizia, dei carabinieri. Il Ministro ci ha garantito che manderà altri 200-250 uomini che noi attendiamo davvero con ansia, perché l'unico modo per controllare il territorio è la presenza massiccia delle forze dell'ordine e della polizia locale. Peraltro io continuo a insistere sulla necessità di aumentare il numero delle forze di polizia locale di Roma Capitale, perché abbiamo necessità di poter raggiungere nuovamente la pianta organica, che è di 8.000 uomini. Oggi siamo a circa 6.000. Abbiamo parlato poi della questione dei Casa Monica e sono molto molto contenta di dire che in realtà da quando siamo arrivati abbiamo impresso un ritmo e un sistema completamente diverso. Anche sui Casa Monica abbiamo riattivato procedure bloccate e da quando ci siamo noi stiamo finalmente intervenendo. Allo stesso tempo sugli sgomberi, come sapete abbiamo parlato degli sgomberi, noi abbiamo anche qui da subito dato un segnale importante, ossia si procede innanzitutto su quelle situazioni che sono a rischio crollo, si procede nei confronti di quelle situazioni che presentano delle condizioni igienico-sanitarie degradate e si procede su quelle situazioni per le quali è intervenuta una sentenza e allo stesso tempo senza creare problemi di ordine pubblico in città. Questo è fondamentale. Casa Pound, devo essere sincera, io mi aspetto un segnale forte. Sapete, l'immobile è del demanio, abbiamo stanziato 18 milioni per gli interventi urgenti da effettuare sulle metropolitane, quindi l'attenzione del comune è stata massima alle condizioni della metro e di ATA.